Matteo Sobrero, di un paesino vicino ad Alba, si è aggiudicato la 16ª edizione del trofeo Angelo Ricca. Era un pezzo che desideravi vincere tanto. Dopo la cronometro di Crodo che hai vinto. Finalmente è arrivata, è tanto che l'aspetto e contentissimo. Una forma che sta arrivando dopo un inizio di stagione un po' così così. Sì, ho avuto un po' di problemi a inizio stagione, ma adesso sto recuperando, sto raggiungendo gli altri, diciamo. Terzo, tra l'altro, ai campionati italiani su pista, sì. Che specialità è? Corsa a punti. La corsa a punti. Sì, anche lì è stato molto... Cioè, diciamo che non me l'aspettavo anche lì, però... Anche lì, è andata bene. Mi dici come è nata la fuga e come si è protratta? Perché siete partiti al penultimo giro. Sì, un po' prima anche. E diciamo che tutta la gara che è un continuo tentativo di fuga da parte un po' di tutti. E anche io cercavo sempre di esserci e diciamo, è arrivata poi questa. Negli ultimi chilometri ci sono stati tentativi di evasione del gruppetto degli otto? C'è stata molta collaborazione, ci siamo chiariti già da subito e abbiamo detto diamoci una mano, arriviamo. Infatti poi abbiamo detto ce la giochiamo qua e così è stato. Sono stati tutti molto, molto bravi. Diciamo. Avete tirato tutti quindi? Sì, tutti, logico, chi un po' più, chi un po' meno, poi nel finale si è visto. Bravissimo, complimenti. Grazie.